noi abbiamo voluto dedicare questa giornata, questo 8 di marzo, alle donne resistenti dell'Ucraina che stanno facendo una battaglia enorme in prima linea per difendere non solo il loro territorio, ma per difendere la democrazia dell'Europa, quella democrazia che con fatica si è provata a costruire in questi anni. Abbiamo visto tante donne straziate dal dolore, che hanno dovuto lasciare la loro casa, i loro beni, i loro affetti, donne in fuga. Sono quelle donne a cui noi vogliamo dedicare questa giornata. Ecco, noi stamani abbiamo il piacere di avere qui con noi Oksana Polataichuk, che è l'assistenza al consolato di Ucraina a Firenze. Ecco, l'applauso più grande lo vorrei per lei e per tutte le donne ucraine che stanno combattendo per noi. Grazie. Grazie davvero. Grazie. E ora lo sapete che siamo in emergenza umanitaria, che purtroppo devono fuggire donne e bambini. Vorrei ringraziare soprattutto le donne italiane, perché sono molto sensibili proprio a questo aspetto. Io ho scoperto Italia diversa. Siete un popolo meraviglioso. Grazie.